Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del PPA test o del punto prossimo di accomodazione, un test che ci fornisce informazioni a livello quantitativo soprattutto, ma anche qualitativo, riguardo alla massima accomodazione che può essere espressa da un esaminato e quindi riguarda la sua capacità accomodativa. Fondamentalmente il PPA, il punto prossimo di accomodazione, è quel punto nello spazio nel quale, posto un target, quest'ultimo non viene più visto nitido dall'esaminato, quindi da un individuo, poiché lo stimolo accomodativo, quindi la quantità di accomodazione che il target richiede, è superiore alla capacità accomodativa e quindi alla quantità di accomodazione che l'esaminato può erogare, insomma esprimere, e quindi l'esaminato non riesce in quel punto a vedere più il target nitido, e quello è il PPA. Fondamentalmente questo test come si esegue? Si prende un target che è una piccola colonna di lettere che sono più o meno di una acuità 10 decimi a 40 centimetri, e si parte praticamente con il test ad una distanza di 40-50 centimetri, quindi poniamo a quella distanza il target. È preferibile porlo su un metro, come quello che vedete nella figura, e avvicinare il target insieme al metro piano piano all'occhio dell'esaminato. Il test lo iniziamo a fare in monoculare. Praticamente ci facciamo dire dall'esaminato quando vede il target sfocato, e quindi quando non lo vede più nitido. Quel punto praticamente è il PPA, se annotato metricamente. Fatto il reciproco e quindi ottenuto, diciamo, il risultato in diottrie, abbiamo invece la capacità accomodativa, ovvero la massima quantità di accomodazione che può esprimere l'esaminato. Se questa quantità è minore di 4 diottrie, per esaminati che hanno un'età maggiore di 40 anni generalmente si parla di presbiopia; se hanno un'età minore di 40 anni generalmente potrebbero avere un'insufficienza accomodativa. Praticamente il test abbiamo detto che lo iniziamo a fare monocolarmente, però poi potremmo farlo anche binocolarmente per valutare come la convergenza va a interagire con l'accomodazione, quindi se migliora il PPA oppure lo peggiora. Quindi andiamo anche ad annotare dati supplementari, ma altrettanto importanti, come la presenza di prime interferenze, primi fastidi, insomma, e quindi un primo annebbiamento, e poi dove avviene l'annebbiamento totale, cioè dove l'esaminato non è più in grado in maniera assoluta di identificare il target. Dunque, per il PPA test è tutto, io vi aspetto al prossimo opto video. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, bella opto style!